Ancora ben ritrovati carissimi amici di Tele Radio Padre Pio per questa quarta puntata, per questo quarto step verso la festa di San Pio da Pietrelcina. Oggi un'altra grande santa, Santa Giovanna Beretta Molla. Sappiamo tanto di questa giovane ma straordinaria vita di santa, la vita nella vita, volendo sintetizzare, ecco, l'esperienza terrena di Gianna Beretta Molla, giovane sposa, sposata nel 1955, nel 1962 muore praticamente per dare alla luce la sua quarta figlia, sceglie la vita di sua figlia per la propria vita, e questo ci insegna come la santità, e se vogliamo incamminarci verso la santità, non dobbiamo guardare ai nostri interessi, non dobbiamo fermarci ai nostri egoismi. Certo, l'amore alla vita sempre, ma questa santa ci dimostra che la vita per la vita va al di là del semplice egoismo, della semplice chiusura, e ci insegna come è possibile oggi diventare santi anche in una maniera molto semplice, molto quotidiana. Ecco, questa santa ci insegna che si può diventare santi non solo se si è papi, se si è sacerdoti, se si è suore, ma si diventa santi e si può diventare santi anche come semplici papà e mamme di famiglia. Lei è stata una semplice, umile mamma di famiglia, ma allo stesso tempo una donna che per la vita di sua figlia ha donato la sua stessa vita. Per essere santi allora non servono titoli, non servono particolari discendenze dinastiche, ma è necessario incarnare quella parola evangelica di Gesù Cristo che ci invita a lasciare tutto, che ci invita a guardare con radicalità e con esigenza la sua parola, e quando è necessario donare tutto, lasciare tutto e seguirlo. Così ha fatto Gianna Beretta Molla quando ha deciso che la sua vita valeva, tra virgolette, forse meno di quella di sua figlia, ma ha voluto donare la vita ad una creatura offrendo, immolando la sua stessa vita. Una mamma come tante mamme a cui certamente va il nostro ricordo, va il nostro ringraziamento per come vivono la loro santità tra le mura domestiche, che sicuramente non saranno mai menzionati negli annali dei santi, ma che sicuramente vivono una santità nascosta, umile, semplice. Gianna Beretta Molla, dia a tutte queste mamme la forza per andare avanti, per vivere davvero nella semplicità, nell'umiltà, nella quotidianità, la loro esperienza matrimoniale, ma soprattutto la loro esperienza di madri, guardando a Maria che non ha avuto paura di sacrificare suo figlio, ecco, in maniera ingiusta, ma lo ha sacrificato, lo ha donato, sapeva fin dall'inizio che quel figlio non gli apparteneva, ma ha fatto il progetto di Dio, ha seguito la volontà di Dio, e dall'inizio, dalla culla di Betlem fino alla croce di Gerusalemme, Maria è stata ai piedi di Gesù. Gianna Beretta Molla ci insegna che anche come madre si può diventare santi, e questa grande figura deve confortare davvero le tante mamme cristiane che vivono la loro santità nascosta ogni giorno tra le mura domestiche. Vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, per l'attenzione che avete prestato, e vi lascio anche oggi in compagnia della scheda dedicata a Santa Giovanna Beretta Molla. Gianna Beretta Molla nasce a Magenta, in provincia di Milano, il 4 ottobre del 1922, da Alberto e Maria De Micheli, decima di 13 figli. Già dalla prima giovinezza accoglie con piena adesione il dono della fede e l'educazione limpidamente cristiana che riceve dagli ottimi genitori. La prima comunione, all'età di 5 anni e mezzo, segna in Gianna un momento importante, dando inizio ad un'assidua frequenza all'Eucaristia, che diviene sostegno e luce della sua fanciullezza, adolescenza e giovinezza. In quegli anni non mancano difficoltà e sofferenze, cambiamento di scuole, salute cagionevole, trasferimenti della famiglia, malattia e morte dei genitori. Tutto questo però non produce traumi o squilibri in Gianna, data la ricchezza e profondità della sua vita spirituale. Anzi, ne affina la sensibilità e ne potenzia la virtù. Laureata in medicina e chirurgia nel 1949 all'Università di Pavia, apre nel 1950 un ambulatorio medico
Si specializza in pediatria all'Università di Milano nel 1952 e predilige tra i suoi assistiti poveri, mamme, bambini e vecchi. Mentre compie la sua opera di medico, che sente e pratica come una missione premurosa di aggiornare la sua competenza e di giovare al corpo e all'anima la sua gente, accresce il suo impegno generoso nell'azione cattolica, prodigandosi per le giovanissime e al tempo stesso sfoga con la musica, la pittura, il tennis e l'alpinismo la sua grande gioia di vivere e di godersi l'incanto del creato. Si fidanza con l'ingegner Pietro Molla e gode il periodo di fidanzamento, radiosa, nella gioia e nel sorriso. Gianna si sposa con Pietro il 24 settembre del 1955 nella Basilica di San Martino in Magenta ed è moglie felice. Nel novembre del 1956 è mamma più che felice di Pierluigi, nel dicembre 1957 di Mariolina e nel luglio del 1959 di Laura. Sa armonizzare con semplicità ed equilibrio i doveri di madre, di moglie, di medico e la gran gioia di vivere. In questa armonia continua a vivere la sua grande fede, conformando ad essa il suo operare, la sua decisione, con coerenza e gioia. Continua ad esercitare la professione di medico nell'ambulatorio di Mesero e a partire dal 1956 a Ponte Nuovo di Magenta, dove abita con la famiglia, svolge con dedizione il compito di responsabile del consultorio delle mamme e dell'asilo nido facenti capo all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia. Nel settembre del 1961, verso il termine del secondo mese di gravidanza, è raggiunta dalla sofferenza e dal mistero del dolore. Insorge un voluminoso fibroma all'utero. Prima dell'intervento operatorio eseguito all'ospedale San Gerardo di Monza, pur ben sapendo il rischio che avrebbe comportato di continuare la gravidanza, supplica al chirurgo di salvare la vita che porta in grembo e si affida alla preghiera e alla provvidenza. La vita è salva. Gianna ringrazia il Signore e trascorre i 7 mesi che la separano dal parto con una impareggiabile forza d'animo e con un immutato impegno di madre e di medico. Se dovete decidere fra me e il bambino, nessuna esitazione. Scegliete e lo esigo il bimbo. Salvate lui. Per Gianna, la creaturina che porta in grembo ha gli stessi diritti di vita di Pierluigi, di Mariolina e di Laura. La scelta di Gianna è dettata dalla sua coscienza di madre e di medico. Il pomeriggio del 20 aprile del 1962, Venerdì Santo, Gianna viene nuovamente ricoverata nell'ospedale di San Gerardo di Monza, reparto di ostetricia e ginecologia, dove viene provocato il parto per espletarlo per vie naturali ritenuta la via meno rischiosa. Il mattino del 21 aprile del 1962 nasce Gianna Emanuela per via cesarea. Già dopo qualche ora le condizioni generali di Gianna si aggravano, febbre sempre più elevata e sofferenze addominali atroci da peritonite settica, che le fanno invocare ad ogni istante sua madre. Nonostante tutte le cure praticate, le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno. Nella sua agonia, Gianna ripete più volte: Gesù ti amo, Gesù ti amo. All'alba del 28 aprile, Gianna viene riportata, come da suo desiderio precedentemente espresso, nella sua casa di Ponte Nuovo di Magenta, dove muore. Alle ore 8 del mattino, dopo aver udito la voce dei suoi tesori, svegliatisi per il subbuglio, a soli 39 anni. I suoi funerali sono una grande manifestazione unanime di commozione profonda, di fede e di preghiera. Viene sepolta nel cimitero di Mesero, mentre rapidamente si diffonde la fama di santità per la sua vita e per il gesto di amore grande che l'ha coronata.